Fabian Savattaro, scrittore, giornalista vaticanista del TG1, della RAI, è appena tornato appunto dal viaggio in Africa con Papa Francesco. Volevo chiederti questo, siamo in un'epoca in cui oggi si viaggia con i droni, no? Si vede un po' il mondo dall'alto, perché dall'alto è più bello. E Papa Francesco invece rivoluziona questo modo di vedere, ci costringe un po' a scendere più in basso, a vedere il mondo dal basso. L'ha dimostrato tante volte con il suo atteggiamento, con il suo famoso fratelli e sorelle, buonasera. E quindi chiedo a te, adesso tornando appunto da questo viaggio appena fatto, cosa puoi dirci, diciamo, su parole semplici, innanzitutto la personalità di Papa Francesco e poi questo suo modo di essere, quindi nella semplicità lanciare dei grandi messaggi. Intanto buonasera a tutti. Ti faccio una piccola correzione, perché non è tanto dal basso che Francesco ci fa vedere le cose, Francesco ce le fa vedere da un alto diverso, ce le fa vedere da un punto di vista molto più alto, se per alcuni aspetti, e soprattutto ci fa riscoprire quelle che sono le cose essenziali, i valori essenziali, il messaggio essenziale. Questo viaggio in Africa, tanto per restare sull'attualità, diciamo, questo viaggio in Africa ci ha dimostrato tre cose sostanzialmente, che poi sono il percorso del pontificato di Francesco, cioè questa Chiesa in uscita, questa Chiesa che va alle periferie dell'esistenza, questa Chiesa che guarda ai poveri. Francesco, andando in Africa, ha mostrato questa Chiesa in uscita, una Chiesa che con lui ha aperto in anticipo di una settimana la Porta Santa a Bangui, la capitale della Repubblica Centrafricana, un paese ferito da anni di guerra, da violenze. Pensate che quando noi siamo arrivati domenica 29, la mattina avevano ucciso 3 persone. Il giorno dopo, quindi il lunedì quando siamo partiti, la mattina proprio dietro l'albergo dove stavamo noi, hanno ucciso un'altra persona. Da quelle parti, diciamo così, che sono abituati a questo numero di vittime, ma Francesco, aprendo quella Porta Santa, ci dice, come se vogliamo è il discorso dell'apertura delle porte, il passaggio, ci dice che c'è un prima e un dopo. Il prima è la violenza, è quello che abbiamo vissuto, che abbiamo raccontato. Il prima è la difficoltà di andare avanti, il dopo è il desiderio di cambiare, il desiderio di costruire un percorso di pace e di riconciliazione. Guardate che in tutti i suoi discorsi, dal primo in Kenya, Nairobi, fino appunto l'ultimo appuntamento, poi tra l'altro è stato proprio dedicato a Bangui, ai giovani, ha sempre rivolto un messaggio anche là dove non erano i giovani il punto di riferimento del discorso, ha sempre rivolto un messaggio proprio ai giovani, perché il cambiamento parte da loro. In Brasile, quando è andato per la giornata mondiale della gioventù, è stato il suo primo viaggio internazionale, disse una cosa che in qualche modo echeggia un proverbio arabo, cioè i giovani camminano velocemente, però l'anziano conosce la strada. E qui c'è l'altro punto di riferimento del messaggio di Francesco, la capacità di unire due generazioni, anzi tre in questo caso se vogliamo, vista l'età avanzata che sempre più in Europa si può verificare, unire queste generazioni diverse. Ed è proprio in questo desiderio di mettere insieme giovani e anziani che c'è la volontà di Francesco di invitare al cambiamento. Io credo che il messaggio che ci viene proprio da quell'apertura della Porta Santa nella Repubblica Centrafricana sia proprio questo, un messaggio e una volontà di uscire dallo stato attuale delle cose. La forza di Francesco è appunto questo, che nella semplicità, nel messaggio rivolto a tutti noi, non soltanto a noi nell'Europa, ma all'intero mondo, in questo messaggio Francesco chiama proprio tutti ad una responsabilità,
alla volontà di un cambiamento. Nell'enciclica Laudato Si lo marca in modo particolare, parla di ecologia, è vero, ma richiama tutti noi ad una ecologia umana, cioè un cambiamento di stile di vita. È proprio nel cambiamento di stile di vita che si può iscrivere un percorso di cambiamento reale, non soltanto legato ad una piccola realtà, ma un cambiamento che apre le porte alla novità, alla riconciliazione, alla pace. Bene, grazie. Sì, in effetti è un rivoluzionare un po' la Chiesa, no? Che Papa Francesco appunto cerca di farci comprendere. Da suoi gesti, le sue scelte, faccio un esempio appunto della decisione di restare a Santa Marta, ecco, quindi sta portando un messaggio nuovo. Alle volte la strada nuova può far paura, la strada non battuta, ecco. Cosa ne pensi di questo fatto, cioè questo modo di porsi nei confronti della gente, il suo stile? Sempre la novità fa paura, inevitabilmente, ma è proprio questo messaggio che ci viene da Francesco che ci dice di non avere paura, lo diceva già San Giovanni Paolo II, ma la novità del cambiamento è proprio qui, il fatto di riuscire a capire che certe novità, che poi sono novità che in qualche modo sono raccolte dalla testimonianza di Benedetto XVI, perché noi parliamo oggi della rivoluzione Francesco, ma gran parte della rivoluzione è nata con Benedetto XVI, e non è un caso che, rispondendo alle domande di noi giornalisti in aereo proprio di ritorno dall'Africa, Francesco abbia detto che il primo a parlare di cambiamenti, di dire no alla corruzione, alla mondanità, eccetera, è stato Benedetto XVI. E ha aggiunto, e noi lo abbiamo eletto per questo motivo. Cioè c'era già nei cardinali partecipanti al conclave la volontà di costruire un cambiamento, raccogliendo quelle parole che Benedetto aveva scritto nella meditazione alla Via Crucis del 2005, alla nona stazione, quando ha parlato di sporcizia nella Chiesa. E quindi raccogliere quel messaggio di Benedetto, raccogliere quella volontà di cambiamento, per Francesco è una continuità rispetto al percorso creato dai cardinali in quel conclave che lo ha eletto. E allora, se la novità, se i cambiamenti fanno paura, in un certo senso, Francesco invece ci chiama l'essenzialità, ci chiama un percorso che in qualche modo ci fa superare la paura del cambiamento, la paura delle difficoltà che incontriamo. Hai fatto l'esempio della scelta di abitare a Santa Marta, scherzosamente ai giovani delle scuole dei gesuiti disse che questa era una sua scelta per motivi psichiatrici, in realtà il motivo per cui lui ha scelto Santa Marta, probabilmente così lo interpreto, è proprio il fatto di stare a contatto con le persone. Un po' era il suo percorso da sacerdote, da arcivescovo, anche a Buenos Aires, non ha mai abitato nel palazzo arcivescovile. E se andate a vedere il film che sta uscendo adesso su Francesco, questo passaggio è ben raccontato. Un po' è anche il fatto che, stando a Santa Marta, accoglie le voci, raccoglie le sensazioni. Pensate che fino a quasi un anno fa non aveva nemmeno un posto fisso a tavola, ma si sedeva a mangiare dove trovava il posto libero. Poi hanno capito che c'era qualcuno che metteva il cappello, il cappotto, la borsa, e come scendeva il Papa la toglieva, dice magari si siede vicino a me, eccetera. E quindi poi hanno messo un tavolo in fondo alla sala, proprio appena si entra nella sala ristorante, sulla sinistra, in modo che lui lì si siede con alcuni collaboratori, con alcune persone, quando ha bisogno di elaborare delle cose, per esempio
questa enciclica Laudato Si, si riunivano per i lavori ovviamente nello studio e poi si riunivano anche a tavola tutti insieme e continuavano a parlare. E dunque io credo che tutto questo ci sta dicendo essenzialmente una cosa che già Benedetto XVI aveva iniziato a dirci, cioè l'essenzialità della scelta della nostra vita, l'essenzialità di guardare i valori, l'essenzialità di scrollarsi di dosso alcune cose che sono superflue, inutili, ma che fanno soltanto virgolette moda, chiudo virgolette. Bene, noi abbiamo visto le immagini in televisione, no? del viaggio ultimo, parliamo del viaggio in Africa, immagini molto toccanti anche tanti giovani, no? La festa che c'è stata, lui ha ribadito moltissimo il discorso anche della pace, se non sbaglio diceva se la guerra è a frammenti, cioè la pace è globale, ecco, ha insistito molto su questo fatto. E in effetti oggi abbiamo il discorso anche della Siria, ma in Africa, come ci accennavi prima, è un discorso molto particolare e delicato. Io a te vorrei chiedere appunto, noi l'abbiamo visto attraverso uno schermo, tu eri presente lì, le sensazioni che hai vissuto, anche le percezioni che hai avuto a livello emotivo, no? Rendendoti conto appunto di questa gente che accorreva, che ho visto danzava, insomma, ecco, l'emozione che hai provato proprio tu come Fabio. C'è una cosa che colpisce quando si vedono simili manifestazioni e in modo particolare in realtà come quella africana o quella asiatica, dove come dire, una certa vivacità appartiene alle persone. C'è questa gioia nonostante le difficoltà, c'è questa volontà di partecipare alla festa, tra virgolette, ma anche una capacità di fermarsi a riflettere, fermarsi a ragionare sulle cose dette. La prima sensazione che mi sono portato dietro, e pur nella grande povertà di queste persone, c'era una reale, vera volontà di partecipare. La seconda sensazione è quanto siamo fortunati noi che possiamo vederlo quando vogliamo, Francesco, e questi ricordavano ancora nella Repubblica Centroafricana, anche nei due paesi, la visita di Giovanni Paolo II. C'è un padre che ho avvicinato e che ha portato a vedere alla messa la figlioletta, dicendomi: io ho partecipato alla messa di Giovanni Paolo II e ancora me la porto nel cuore e voglio che accada altrettanto a mia figlia, e quindi l'ho portata a questa celebrazione. Era la celebrazione in Uganda, nel santuario dei martiri ugandesi, dove Francesco ha fatto anche un discorso legato alla testimonianza di questi martiri, 23 cristiani, 25 anglicani, uccisi in quella stagione, siamo 1885-87, in cui il re avviò delle persecuzioni anticristiane, un po' perché non voleva che il suo regno potesse avere queste ingerenze religiose rispetto alle divinità, come dire, del tempo, le loro divinità. E quindi questo è l'altro aspetto importante, questa effettiva, reale partecipazione. In più c'è la grande, come dire, la grande voglia dei giovani, e ne ho sentiti diversi, di cambiare. Queste parole di Francesco, pronunciate in diversi appuntamenti nei diversi paesi, in qualche modo sono per questi giovani un messaggio importante. In molti me lo hanno sottolineato. Avevamo necessità di ascoltare queste cose. I nostri politici non sono capaci di dirci queste cose. Ci voleva un Papa, ci voleva un Vescovo venuto
dall'America Latina, venuto un Papa venuto da Roma, a dirci certe cose e a farci capire la bellezza di essere giovani e la forza che abbiamo nel cambiamento possibile. Ecco, tutto questo, pensate, in 5 giorni nemmeno di viaggio nei 3 paesi, e in quei 5 giorni Francesco ha lasciato dei messaggi che saranno molto molto importanti. La stessa Presidente Caterina Samba-Panza della Repubblica Centroafricana lo ha sottolineato, dicendo: nella Repubblica Centroafricana siamo in una fase, sono in una fase di transizione, cioè hanno unito insieme più realtà tra quella ufficiale politica, diciamo, legata alla Presidente ed altri partiti, e le realtà dissidenti, alcuni anche i ribelli che hanno combattuto il regime, per costruire un futuro democratico nell'azione. Quindi c'è questa Presidente che è Presidente di transizione, per portare alle elezioni si dovevano tenere a dicembre, probabilmente si terranno invece a marzo del prossimo anno, però il viaggio del Papa ha già ottenuto un primo risultato. Tutte queste realtà hanno firmato un accordo intanto legato alla visita del Papa, per cui non ci sono state violenze né manifestazioni per creare, come dire, possibilità di scontri e cose del genere, ma in più in questo accordo c'è anche la volontà espressa e firmata di proseguire questo cammino di dialogo e di portare il Paese alle elezioni democratiche quanto prima. Dunque un Papa che ha percorso così velocemente, se volete, perché 5 giorni sono pochi, però è vero che in Africa c'è un detto bellissimo riferito a noi europei, loro dicono: voi avete l'orologio, noi abbiamo il tempo. Dunque la capacità di saper cogliere anche piccoli momenti di vita. Ecco, loro hanno capito la forza di questo viaggio di Francesco, al di là delle parole, semplicemente con la sua presenza. Tutto questo è un messaggio molto importante, che va ben oltre i confini di quei 3 paesi, ma che coinvolge e avvolge tutto il continente africano. Beh, innanzitutto questo fratelli e sorelle, buonasera, ci ha un po' sorpreso tutti, no? 5 parole semplici, un saluto, una cosa se volete anche molto normale, che sentiamo quasi tutti i giorni, ma detta così dalla loggia centrale fa effetto. Però secondo me fanno effetto altre 2 cose di quella serata. Monsignore era avete visto in fondo alla folla, c'erano quelle luci a sinistra a ridosso del palazzo, eravamo lì sopra proprio attendendo l'uscita del Papa, che si è fatto un po' attendere dopo la fumata e l'annuncio eccetera, perché si era fermato in preghiera nella Cappella Paolina, che è proprio lì alla destra della Cappella Sistina. 2 cose, dicevo, sorprendono, o almeno secondo me vanno tenute presenti in quella serata. Quando ha chiesto la benedizione del Signore, chiedendo il silenzio della piazza, vi assicuro che era un silenzio straordinario. Io dico sempre scherzando che era un silenzio rumoroso, perché ci veniva l'eco dei rumori lontani di Piazza Risorgimento, di Lungotevere. E la seconda cosa è quella: adesso cominciamo questo percorso, il Vescovo e il popolo insieme, che è un altro elemento che ci richiama, visto che siamo in questi giorni nella vigilia della conclusione del Concilio Ecumenico Vaticano II, che ci richiama al Concilio, l'immagine del popolo di Dio. Ecco. Questi 3 elementi messi lì così ci hanno fatto subito capire che c'era una grande novità in quell'affaccio. E poi il nome Francesco, mai un Papa
aver scelto quel nome. Come ha detto il cardinale Claudio Humes, che era l'arcivescovo emerito di San Paolo in Brasile, quel nome è molto più di un'enciclica. E Francesco ce lo sta dimostrando giorno dopo giorno. Grazie Fabio. Ecco, questo è il tuo libro. Diciamo, ecco, il segreto, appunto, i segreti di un successo, racconti, effetto Francesco, appunto. E noi ti vogliamo premiare questa sera, chiamerei Sua Eccellenza Monsignor Domenico Pompili. Un bel applauso. Eccellenza, le cedo un attimo il microfono. Ascoltiamo subito la musica. Volevo solo dire che quella sera, appunto, ero insieme con Fabio e gioivo per questa sorpresa del nome, senza sapere che quella sera l'ufficio che seguivo presso la CEI faceva la sua più colossale gaffe, che era questa. Un mio collaboratore, inviando il telegramma d'auguri a nome del segretario generale, nella accompagnatoria, siccome si era portato avanti col lavoro, aveva fatto due ipotesi di lavoro, è risultato che, diciamo, il telegramma era inviato al cardinale Scola. Io fortunatamente non lo sapevo quando stavo rispondendo alla sua intervista, l'ho saputo dopo. Però, per dire, il Papa, tempo dopo, dopo la nomina a vescovo di Rieti, l'ho incontrato con i vescovi di recente nomina in una pubblica udienza. Allora il Papa mi ha detto, dice, volevo mandarti, quando ti ho nominato vescovo, un telegramma d'auguri, ma col nome sbagliato. Grazie Eccellenza, grazie a Fabio Zamattano. Adesso lasciamo le parole alle note, no? Cambiamo, direi, un palinsesto. Stefano, rimani qui. Io invito anche la direttrice Rossella e Anita Carnevali di Studianza Movimento IN. Ma queste sono targhe di... c'è scritto grazie. E noi li ringraziamo per la collaborazione di eventi che hai organizzato, che ci hai aiutato a organizzare sia questa serata che anche quella di domenica scorsa con Giovanni Bachelet. Poi abbiamo detto Rosella Scopigno è la direttrice anche della Fanfara degli Alpini, che ogni anno accompagna la processione dal Ponte Romano fino alla Cattedrale. Un applauso a Rosella Scopigno e anche la direttrice di questa orchestra Santa Barbara del Mondo. Prego Rosella. E Anita Carnevale, una collaborazione da tanto tempo con Studio Danza Movimento IN, è ritornata questa sera. Prego Anita. Ecco. Invito a premiare il consigliere regionale Daniele Midolo, che ci è vicino sempre e è il consigliere anche onorario dell'associazione. Prego Daniele. E Stefano Ciancarelli. Grazie di cuore anche Stefano. Grazie per la collaborazione e per aver realizzato questo evento. E grazie a tutti, anche a quelli non bandisti, come ho detto prima, nel silenzio, genitori, i nonni aiutano a far crescere e creare questi eventi. Grazie.